Buongiorno a tutti, sono ai piedi di Monte Gennaro e oggi, dopo tanto tempo, vi riporto in allenamento con me. Ragazzi, è stato un periodo difficile, ve ne parlerò durante questo allenamento e era un po' che non vloggavo, ho cercato di riprendermi, vabbè, ne parliamo tra poco. Allora, prima salita, 1000 metri di dislivello, adesso mi scaldo 20 minuti e poi farò un interval training andando su in salita. Ok, iniziamo subito, corrichiamo, speriamo che il tempo regga, prevista pioggia nelle prossime ore. Speriamo non sia troppo brutto e ci faremo forse 4 orette, 2500 metri di dislivello totali, un bel giretto, forza, sbrighiamoci che a casa Tania e Violante mi aspettano, andiamo. Ok, allora, sono tornato al punto di partenza, ho fatto 23 minuti di riscaldamento, 200 metri di dislivello, sono tornato giù e adesso farò 10 volte, 2 minuti corsetta in salita, ripetuta, 2 minuti recupero camminando sempre in salita. Tenete presente che questa salita sono 1000 metri di dislivello su 5 km. Quindi è abbastanza impegnativa e non è per tutti questo allenamento, bisogna essere abbastanza allenati per andare su in questo modo. Detto questo, inizio subito, non perdo tempo, 25 minuti, 10 per 2 minuti, 2 minuti e ci vediamo tra poco e poi vi racconto un po' le settimane passate. Inizio, primo giro. Via, vi lascio, parto, forza, appena finito la quinta, una cosa importante di questo esercizio è saper leggere la pendenza del terreno e saper rallentare sui tratti più ripidi e accelerare sui tratti più corribili, diciamo. Scusate, ho il fiatone, penso sia normale. Guardate, nel frattempo, non so se vedete tutti questi alberi fioriti. Ah, niente, primavera, endorfine. Ok, vado, devo recuperare, tra poco si riparte. Andiamo. Lavoro di qualità finito, alla fine ne ho fatte 12. 2 minuti, 2 minuti, perché non ho spinto molto nelle prime e quindi sono riuscito a fare qualcosina in più e poi mi sono gestito perché non abbiamo finito. Allora, questo allenamento di oggi si chiama lungo di qualità, è un protocollo che sto testando da un po', è un protocollo di allenamento che sto testando io personalmente da parecchio tempo. Stiamo testando sui nostri allievi da un po' e con ottimi risultati. In poche parole, inseriamo un lavoro di qualità all'interno del lungo del fine settimana. In questo modo alleniamo sia la parte di qualità con ripetute, facciamo salire la frequenza cardiaca, ci stanchiamo e poi alleniamo la resistenza nella seconda parte con fondo lento, Z1, Z2, una cosa un po' più tranquilla e io mi ci trovo molto bene. Non è per tutti, bisogna essere abbastanza allenati perché è distruttivo e quindi è un bel allenamento. Guardate che bello, e niente, mi vedrete, mi vedrete qui spesso nel fine settimana
Ragazzi, non posso allontanarmi da casa perché Tania è entrata nell'ottavo mese e quindi rimango nei paraggi, non mi allontano troppo. Dov'è qua il sentiero qua? Dai, siamo quasi arrivati in cima. Prima salita fatta. Eccoci. Primi 1270 metri di dislivello fatti. Monte Gennaro è sempre bellissimo. Ah, oddio, guardate, credo che lì stia piovendo. Speriamo di non prendere troppa acqua. Adesso, come al solito, riscendo sull'altro versante di Palombara. Attenzione qui. Riscendo dall'altro versante e poi risalgo. Levo la camera che questo tratto è un po' brutto. Adesso che sto correndo in discesa riesco a parlare molto meglio e sto recuperando. Che bello andare così. Ok, allora la prima cosa di cui voglio parlarvi, ed è una bellissima cosa, ragazzi, sono davvero contento di aver fatto il mio primo trail running camp. Ragazzi, è stato bellissimo, 2 giorni a Castiglion Fiorentino insieme, in collaborazione con la Ronda Ghibellina, che ringrazio di cuore per tutto il supporto durante il fine settimana logistico, tracce immensi. E niente, ragazzi, era un qualcosa che sognavo di fare da 2 anni. Erano 2 anni che dicevo, forse anche 3, prima o poi faremo, farò un trail running camp. Sapete che per me trasmettere agli altri quello che ho imparato lungo il percorso è la mia missione di vita. E niente, è stato bellissimo. 2 giornate con teoria, metodologia di allenamento, tecnica di corsa in salita e in discesa. Tanti, forse troppi chilometri abbiamo fatto. Ci siamo distrutti. Alla fine ero esausto, ma felice. E niente, quindi grazie di cuore a tutti i partecipanti, siete stati fantastici, gruppo stupendo. E niente, grazie a Daniele, mio collaboratore di fiducia. Va bene, non voglio fare pubblicità assolutamente, però lo volevo condividere. E bello, super contento. Prossime date le trovate in descrizione al video. Mi faccio un po' di pubblicità, ci sta. E niente, questa era la prima cosa di cui volevo parlarvi. E intanto proseguo con la discesa. Ci rivediamo tra poco, sennò chiacchiero troppo e non scendo. Sono a Palombara. Ok, 1260 metri di dislivello positivo. Adesso mi allungo un pezzettino, riempio le borracce, risalgo e si torna indietro. 2 ore di allenamento. Questo è il tratto più brutto di oggi. Sto testando queste scarpe di Scarpa, le Golden Gate Kima, e sinceramente sono stretta a punta e mi stanno facendo venire una vescica qui sul quinto dito. Ah, mai provare
scarpe nuove su percorsi così lunghi. Cioè, lo so, lo insegno alle persone e poi commetto questi errori. Calzavano bene, non lo sentite, molto strette, però in discesa sbatto in quel punto e sto facendo una vescica, sento ogni passo. Il problema sarà la discesa. Ora si sale di su. Vamos. Ragazzi, è tosta la seconda salita dopo aver fatto la prima in quel modo. Adesso mi faccio altri 1000 metri di dislivello. Questa salita è lunga circa 6 km e forse faccio un pezzo, riscendo e risalgo per arrivare a 2005 di dislivello totale. In particolare in queste uscite non sto guardando i chilometri ma il dislivello, perché farò delle gare con parecchio dislivello. L'altra cosa che volevo dirvi, ragazzi, in questo vlog è che ho avuto un momento davvero del cavolo, bruttissimo. L'ultimo vlog che ho registrato è stato quello, ho preso il COVID e a marzo, oggi è 1° maggio, è passato un po', e la settimana in cui avevo il COVID non sono stato malissimo, solo un po' di tosse e mal al petto. Però le 2 settimane successive, ragazzi, sono stato davvero male. Spossatezza, dolori muscolari, articolari, di tutto mi è uscito fuori. Non riuscivo più ad allenarmi, fiato corto. E sotto il punto di vista atletico, sportivo, è stato davvero brutto. E niente, vedere che il corpo non risponde, non ce la fa, tanta fiacca. Me lo avevate scritto nei commenti che c'era la possibilità di questi effetti e purtroppo io ce li ho avuti tutti. Quindi ho passato 2 settimane brutte e sono buttato un po' giù. Non ho più partecipato alla Chianti, volevo farla, mi hanno invitato, volevo farla fatta bene. Purtroppo, ragazzi, sono cose che succedono e non possiamo prevedere, e tanta pazienza. Però quello che ho fatto allora, visto che non potevo allenarmi proprio perché il mio corpo non ce la faceva, ho detto ok, perfetto, mi prendo 2 settimane di ferie, tra virgolette, dallo sport. Ho staccato quasi completamente la spina, ho mangiato come se non ci fosse un domani, ho preso 3-4 kg, mi sono rilassato di testa e, cosa importantissima, ho ricaricato le batterie come se fossero le mie ferie. E quando poi sono ripartito, circa 3 settimane fa, e sono riuscito a ripartire bene. E quindi ho ripreso con nuove energie, nuova voglia e nuovi obiettivi. Mi sono iscritto per la fine dell'estate, i primi di settembre, alla Swiss Peak da 160 km con 12.000 metri di dislivello. Sarà una bella batosta. E quindi niente, i momenti difficili ci sono, fanno parte del percorso, bisogna affrontarli, superarli. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Bisogna affrontarli, superarli e niente, poi piano piano si sistema tutto. Adesso sto bene, non sto in formissima, però sono felice e stanno tornando le belle sensazioni. Questo è quello che conta. Ci ho messo 1 mese, non fa niente. Ce ne vogliono 2, non fa niente. Quello che ci vuole, ci vuole. Guardate che bello, ragazzi, è stupendo. Cioè, non so se in video rende, ma c'è un tappeto di fiorellini bianchi. Ecco, come vedete, stanno tornando le belle sensazioni.
e la voglia di fare. Nel frattempo, ragazzi, nuvole minacciose all'orizzonte. Non perdiamo tempo, affrontiamo questa salita, anche perché devo tornare a casa da Tania. La nomino sempre, il mio amore. Vita mia, ti amo. Quando guarderai questo video per vedere se è stato montato nel modo giusto, mi farai un bel sorriso. Ciao tesoro. Vado. Sta ufficialmente piovendo e quindi mi devo coprire. Proseguiamo. Ragazzi, le condizioni sono peggiorate molto rapidamente. Fa freddo, piove, c'è vento, ho le mani congelate. Devo sbrigarmi a scendere sull'altro versante e levarmi da qui sopra. Va bene, sono quasi in cima. Ci sta, succede. Fortuna che posso coprirmi al giacchetto, ho portato tutto il necessario. Ecco la vetta, vado, fa freddo. Ok, mi spiego. E ragazzi, purtroppo succede anche a me, sono appena scivolato in mezzo al fango e un taglietto qui da questo lato. Fortunatamente ginocchio ok e fate un bel volo per sbrigarmi a scendere. Ho le mani congelate. Sono cose che succedono, purtroppo bisogna fare davvero tanta attenzione e niente, fortuna non penso di essermi fatto niente di grave, ecco, non mi fa male niente, giusto qualche piccola sgrugnatura. Succede, oggi non è giornata, quindi ho una vescica sul piede destro e mi sta massacrando e infatti non ho allungato, sto tornando direttamente giù, mi fermerò a 2200 metri di dislivello e basta qui, diretti fino alla macchina, piano piano, perché sul bagnato è pericoloso, non facciamo cavolate. Ok, proseguo, ci vediamo tra poco. Ragazzi, allenamento finito, sono... Ok, mi levo. Interrompiamo l'attività. Sto testando anche il Sunto 5. Interrompiamo anche di qua. Ragazzi, allenamento finito. 27 km, 2250 metri di dislivello circa. Poi, come sempre, trovate tutti i miei allenamenti su Strava. Allenamento un po' sfigato. Nella seconda metà non sono stato benissimo. Sono caduto, le scarpe mi fanno male e niente, prima parte bella, seconda un po' meno, però ci sta, succede. E niente, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, come sempre mettete un bel mi piace qui sotto per supportare il canale
E se ancora non l'avete fatto, vi invito a seguirmi su Facebook, Instagram, Strava, ma soprattutto andate e divertitevi in mezzo alla natura anche quando piove. Ciao ragazzi, buone corse a tutti. Ciao ciao.